Salve, salve da Marco Calabro per conto di Turvideo Agenzia. Ci troviamo oggi all'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa. Questo è, vedete là l'edificio, questo qua è il parcheggio. E qua da questo lato ci sta la stazione di Pisa Mover, che praticamente è il trenino che vi porta fino alla cosa, fino alla, alla città Pisa Centrale, alla stazione Pisa Centrale. Però tenete in conto che costa 5 euro, insomma sono due fermate. Non è proprio un servizio economico. E purtroppo per venire per andare in città non vedo molte alternative. Mentre al ritorno, davanti alla stazione centrale, c'è la linea verde, l'AM verde, che vi porta qui in aeroporto. Il biglietto, vediamolo. Il biglietto di LAM verde costa praticamente 1,50 euro e con 1,50 euro vi porta direttamente all'entrata, non all'interno, all'entrata dell'aeroporto. Quindi se non avete bagagli particolarmente pesanti, sicuramente è diverso spendere 1,50 euro che non spendere 5 euro di trenino. Quindi senza ombra di dubbio mi pare una soluzione molto, molto più economica. Ah, vabbè, c'è uno che deve suonare per forza perché tanto passa come gli pare. Va bene, allora ci abbiamo detto all'andata a Pisa Mover, eccolo là, lo shuttle, il trenino che porta in Coso, che porta in Pisa, al centro di Pisa, nella stazione di Pisa Centrale, mentre al ritorno da Pisa Centrale all'aeroporto pigliamo il, eccolo qua, il LAM verde, la linea LAM verde, che ci porta da Pisa Centrale all'aeroporto senza problemi, 1,50 euro. Grazie e arrivederci al prossimo video.